Ci sono molti tipi di gas vulcanici che possono essere rilasciati durante le eruzioni o quando il vulcano è in uno stato di quiete. Questi gas possono talvolta avere effetti dannosi. Alcuni gas possono avere conseguenze di vasta portata sul clima perché formano nubi che possono muoversi sotto vento per grandi distanze o perché entrano nell'atmosfera superiore e vengono trasportati a volte intorno al mondo intero. Altri gas hanno effetti più localizzati, accumulandosi nel cratere o sulle pendici del vulcano. I gas vulcanici possono risalire gorgogliando attraverso l'acqua dei laghi, le sorgenti termali e i suoli. Il gas si può accumulare nelle masse d'acqua fino a quando un evento critico, come un rimescolamento dell'acqua, non ne causa il rilascio improvviso. Nel 1986 più di 1.500 persone e migliaia di animali sono morti quando l'anidrite carbonica fuoriuscita dal lago Nios in Camerun è scesa silenziosamente, invadendo i villaggi circostanti. Quantità più piccole di altri gas hanno ucciso bagnanti nelle acque di laghi o sorgenti termali. È importante seguire la segnaletica e le istruzioni fornite nelle aree geotermali e lasciare subito l'acqua ai primi segni di malessere. È bene sapere che in alcuni casi l'acqua delle sorgenti termali può essere acida o quasi bollente, quindi non bisogna nuotare in mancanza di indicazioni specifiche. Dato che i gas attraversano l'acqua e il suolo, i raccolti, la vegetazione e l'acqua stessa possono essere contaminati, mettendo a rischio le risorse alimentari per il bestiame e le persone. In presenza di gas vulcanici si possono formare acidi che danneggiano la vegetazione, corrodono metalli, ceramiche e vernici e possono essere dannosi per la salute. Alcuni gas possono irritare la pelle, gli occhi, il naso e la gola. Talvolta rendono difficile la respirazione o addirittura causano la morte. Le persone con problemi cardiaci o polmonari possono essere particolarmente vulnerabili. Spazi chiusi come caverne, scantinati, crateri, cavità, grotte di neve possono riempirsi di gas potenzialmente mortali che non si vedono e non hanno odori particolari. È dunque necessario fare molta attenzione in queste zone. La morte di animali o piante può indicare la presenza di gas. Ai primi segni di malessere è bene spostarsi rapidamente in aree ben ventilate. I gas sulfurei possono peggiorare la qualità dell'aria, irritando gli occhi e la gola e influenzando la respirazione nelle città che si trovano sotto vento. Se necessario, l'esposizione ai gas può essere limitata, rimanendo al chiuso e sigillando le porte e le finestre. Se i gas sono un problema ricorrente, le autorità competenti possono fornire indicazioni utili che potranno variare a seconda del tipo di gas e delle condizioni locali. Nelle aree investite spesso dai gas vulcanici è possibile mitigare il loro impatto, ad esempio utilizzando materiali da costruzione idonei o colture resistenti e organizzando attività che riducano l'esposizione ai gas. È necessario seguire le indicazioni che vengono fornite, specialmente avvicinandosi alle zone crateriche. In alcuni casi è meglio lasciare l'area fino a quando i gas non ritornano al di sotto dei livelli di sicurezza.